Gentili telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo, il clou quindi della stagione estiva. La prossima sarà la settimana di Ferragosto, nella quale si attende chiaramente il pienone nelle strutture e nei paesi a maggiore carattere turistico del nostro territorio. Noi quest'oggi parliamo del Colle del Nevegal. Qualche settimana fa avevamo l'assessore al comune di Belluno, Franco Roccon. Oggi entriamo proprio nel cuore del progetto We Love Nevegal con il nostro ospite Lorenzo Baldanello, ovvero WOF Italia. Ciao Lorenzo, benvenuto nei nostri studi. Ciao, grazie, grazie per l'invito. Allora, c'è un progetto, We Love Nevegal. Ho citato WOF Italia, Dolomiti Skyline, che è la società che gestisce gli impianti. Facciamo un quadro di cos'è il progetto We Love Nevegal e cos'è WOF, che Certo. appunto da te rappresentato, che portate avanti appunto questo progetto per la stagione estiva, ma anche e soprattutto pluriennale, giusto? Assolutamente sì, We Love Nevegal nasce circa un anno fa, quando praticamente abbiamo visitato il colle, ci siamo innamorati di questo posto e abbiamo capito che c'erano delle potenzialità enormi. Da un punto di vista quindi turistico, noi siamo abituati come società a sviluppare progetti turistici, apparteniamo a un grosso gruppo che appunto sviluppa turismo e abbiamo uno staff di circa una trentina di persone che hanno quasi 30 anni di esperienza, l'uno diciamo di Ok, esperienza. e questo è Quindi, Wofi, e questo è quindi. WOF, Sì. esatto. E WOF Ok. quindi cosa ha fatto? Ha pensato di investire, diciamo, le proprie risorse sul Nevegal da un punto di vista di progettazione, di analisi e anche di diciamo, sviluppo territoriale. E quindi un anno fa è cominciato questo progetto che abbiamo chiamato We Love Nevegal, perché noi amiamo il Nevegal, quindi sull'onda anche, sai, di tutto quello che è I Love New York o We Love New York, no? Con un concetto però di inclusività, cioè We Love, non I Love, cioè quindi Certo, We certo. perché prende la globalità della cosa. Abbiamo quindi coinvolto le principali associazioni, le tre principali associazioni che agiscono sul colle, che sono appunto l'Associazione Proprietari Nevegal, Nevegallica e Amici del Nevegal, li abbiamo coinvolti e abbiamo detto: ci date una mano a sviluppare questo progetto, ci date le informazioni di cui necessitiamo. Loro ci hanno dato un'ottima apertura, abbiamo parlato del comune di Belluno che è stato molto disponibile fin da subito. E quindi è partita questa avventura, noi la chiamiamo proprio una vera e propria avventura, ma è un progetto turistico, è un progetto che parte da un'analisi territoriale di un certo tipo, quindi abbiamo fatto delle analisi di qualche mese praticamente e abbiamo capito, o almeno pensiamo di aver capito, quello che si può fare in questo colle. E quindi abbiamo cominciato a sviluppare un progetto turistico però centralizzato, cosa vuol dire? Con un'unica regia, con le associazioni coinvolte, col comune coinvolto, con le istituzioni coinvolte, in maniera tale da poter finalmente, diciamo, avere una regia unica che Certo. porti a un obiettivo turistico, portare turismo, sviluppare turismo e portare investitori. Alcuni li abbiamo già portati, per esempio l'ex partenza della Seggiovia, un imprenditore appunto che è anche nostro cliente, ha capito le potenzialità del progetto e ha investito e adesso appunto nascerà un ristorante, un bar-ristorante. E poi siamo arrivati anche alle piste con Dolomiti Skyline, che ha intrapreso una partnership con WOFI e col progetto è sposato, è appieno il progetto We Love Nevegal, per cui gli impianti di risalita, quindi estate e inverno in pratica, sono inseriti all'interno di un progetto di sviluppo vero e Certo. proprio. Un progetto di sviluppo che vedrà dei capisaldi, che sono la comunicazione. Quindi la comunicazione che verrà fatta da esperti di comunicazione turistica e quindi uscirà un portale unico che raccoglierà tutte le informazioni sul Nevegal, ma non solo sul Nevegal. Il Nevegal non deve essere isolato. Il Nevegal è all'interno di una valle bellissima, la Val Belluna. Deve essere valorizzato per quello che c'è intorno. Un Certo. turista, come tu sai meglio di me, quando viene a fare una vacanza non può stare fermo in un posto Chiaro, solo, chiaro. deve girare. Specie quando soggiorna per più giorni, addirittura per una Assolutamente, settimana. assolutamente. E non deve pensare. Il turista deve rilassarsi, non deve far fatica a Certo, a dire pensare cosa cosa devo devo fare. fare. Esatto, io e te quando andiamo in vacanza cosa vogliamo fare? Rilassarci e avere delle informazioni. Il portale serve per quello, serve per avere delle informazioni, un punto d'accesso,
in cui il turista vede cosa posso fare oggi, Certo. cosa posso fare domani. Anche perché, perdonami la riflessione, gli impianti di risalita importanti, specie per chi vuole imparare a sciare, sono vicini al capoluogo di provincia, Assolutamente. ma non è un comprensorio con decine di chilometri di piste, quindi pensare di potervi sciare più giorni per un turista e essere soddisfatto dell'esperienza, creare Assolutamente. esperienze anche intorno a tutti, anche gli altri paesi della Val Belluna. E quindi, però, per il momento, rimarchiamo, gli impianti di risalita aperti, quindi si può andare sul Nevegal anche per quest'estate, però mi Assolutamente. sembra che il vostro sguardo sia volto a questo progetto che è di lungo termine, vero? Assolutamente, è un progetto triennale, inizialmente parte con un progetto triennale che poi andrà avanti nel tempo, però diciamo che è il progetto triennale perché 3 anni sono il minimo necessario per sviluppare un progetto turistico, no? E quindi abbiamo una visione a lungo termine. Quest'anno abbiamo spinto con Dolomiti Ski Line e appunto in partnership con loro per aprire gli impianti, per dare un segnale, ma quest'anno è solamente un piccolo antipasto, una piccola entrée, perché ovviamente dobbiamo ancora cominciare il vero e proprio lavoro che partirà a breve col portale, con la comunicazione, con i pacchetti turistici, perché vogliamo sviluppare pacchetti turistici. Nevegal, tu hai detto una cosa giusta, vicino al capoluogo, giustissimo, vicino alla pianura, raggiungibilissimo come tutti noi sappiamo in maniera agevole, però Nevegal non può avere solo quel bacino d'utenza, Certo. bisogna portare anche turisti da fuori e noi abbiamo tante richieste da questo punto di vista, di gente che ci chiede, manca un po' l'ospitalità. Quindi da Certo. questo punto di vista, per esempio, abbiamo parlato con chi ha comprato l'albergo Olivier, che ha delle ottime idee e speriamo appunto che vengano sviluppate, ma sicuramente sono imprenditori seri che hanno una bellissima visione anche turistica e quindi siamo molto contenti anche di questo. Ma poi anche coinvolgendo i proprietari degli appartamenti per fare una locazione turistica di Cioè, un un albergo certo tipo, un diffuso? albergo diffuso. Abbiamo bisogno di posti, ma poi la gente può dormire anche a Belluno, può dormire a Ponte nelle Alpi, può dormire a Feltre. Cioè, il turista non ha un concetto di mi devo spostare, il turista si sposta. Bisogna dargli Ok. però Bisogna dargli indicazioni, assieme ai le servizi, voglio dire, hai assieme ai citato il servizi, ristorante, i assolutamente. negozi, e questo aumenta il valore anche per chi è a casa in Nevegal e per chi comunque vive il Nevegal, penso ai rifugi, penso ai chioschi, vero? Assolutamente. Quindi per portare tutto questo. E il coinvolgimento delle associazioni. Esatto, e le associazioni sono importanti perché le associazioni conoscono il territorio. Una cosa importante anche da dire, noi nello staff di progetto abbiamo anche preso persone locali, non abbiamo solamente i nostri tecnici che logicamente hanno un'esperienza di un certo tipo, abbiamo preso anche delle persone locali, per esempio cito dei fotografi importanti della zona, persone appunto che vivono il territorio, delle guide, cioè delle persone che assieme alle associazioni ci stanno dando le informazioni. Noi siamo un catalizzatore. Prendiamo le informazioni e le trasformiamo in maniera che siano turisticamente fruibili. Tu dicevi servizi, no? I servizi sono importanti, ma dov'è che arrivano i servizi? I servizi arrivano se sviluppi Eh turismo. Perché certo. devo aprire un negozio per fare un mese all'anno? Chiaro, Adesso, per devo avere i esempio, numeri. andiamo a avere i numeri. Adesso la seggiovia, ad esempio, è aperta per l'estate, no? Sono anche benvenuti, per esempio, i ciclisti, quelli che fanno downhill, ma non solo, perché è una zona bellissima. Abbiamo una pista che era della Coppa del Mondo, no? Quindi ci sono delle risorse incredibili. Noi, per esempio, sul ciclismo e downhill puntiamo ad avere 12 piste nel giro di 3 anni. Però, Questo certo. per farlo diventare un bike park, perché l'estate è importantissima. Poi c'è l'inverno. L'inverno è altrettanto importante, quindi l'inverno è importante, però per ora si è sempre ragionato neve gal neve, Certo, no? Tutto quindi un concetto associato a di neve, però neve. vediamo le precipitazioni scarse Esatto. dello scorso inverno hanno messo un po' in difficoltà la pratica dello sci, quindi inverno non soltanto sci, Non soltanto giusto? sci, ci sono anche tutto quello che può essere lo sci alpinismo in quota, le ciaspolate sempre in quota, ma lo stesso sci deve cambiare un po' la mentalità. Quindi, per esempio, con Dolomiti Ski Line, l'obiettivo sarebbe quello di riaprire la sciovia dell'Erte, quindi di sostituirla in maniera da rendere, come dicevi tu, un circuito un po' più ampio, no? Da questo punto di Certo. vista, quindi riaprire anche una zona alta e da questo punto di vista stiamo interloquendo con la provincia. La stessa cosa riguarda l'impianto di innevamento, il progetto dovrà prevedere un nuovo impianto di innevamento e quindi si cercheranno anche quei fondi, quei contributi, una parte verrà messa dal privato, una parte speriamo venga messa dal pubblico, ma c'è molta apertura da questo punto di vista, perché è una località che merita e che può portare parecchio valore. Anche nell'ottica di una destagionalizzazione, abbiamo parlato di estate e Sì. inverno, Lorenzo, si può vivere
12 mesi all'anno o quasi il Nevegal turisticamente? Assolutamente sì, e ci saranno le stagioni morte come in tutte le località turistiche, ma deve essere un mese la stagione morta, il resto si può sempre andare. Quindi il bike park per esempio puntiamo a tenerlo aperto anche a ottobre, si cerca poi di riaprirlo magari a marzo, primi di aprile, compatibilmente con gli interventi di manutenzione. Il Nevegal deve essere vissuto, il Nevegal è bello, si può vivere sempre, soprattutto se noi lo uniamo alle zone limitrofe. Facciamo l'esempio, il lago di Santa Croce, no? Posso andare sul lago in qualsiasi, l'autunno è bellissimo. Il turista può avere quindi dei pacchetti che vanno, certo, anche in altre stagioni. Allora, noi dobbiamo rendere il Nevegal una località turistica. Ad oggi è una bellissima località in cui magari uno va a mangiare il panino alla domenica, ma quello è un turismo che va benissimo, che è benvenuto, che sicuramente è ottimo, però ci vuole anche chi si ferma, chi rimane lì, chi porta valore anche alle attività economiche. Ma perché? Perché si crea un circolo virtuoso. Quindi se c'è economia, sì, la gente investe, se la gente investe si migliorano i servizi turistici. Per esempio stiamo vedendo adesso di fare un parco avventura, riportare, una volta c'era il parco avventura. Certo. Ricordiamoci che il Nevegal ha una storia gloriosa, perché non può tornare a quel livello? La frase che sento dire spesso è il Nevegal è morto, no? Bene, io vado su di sabato e domenica e non mi sembra tanto morto. Probabilmente è sonnacchioso. Diciamo che va curato. Va curato, è sonnacchioso. E allora intanto possiamo goderci questo agosto. Esatto. Sì. Però godiamoci l'agosto intanto con la seggiovia, certo, aperta. Invitiamo, esatto, tutti i tuoi ascoltatori a prendere la seggiovia, a andare sulla terrazza, sulle Dolomiti, a vedere l'orto botanico, tutto quello che c'è di bello in quota, la vista stupenda, ed è uno dei pochi in Nevegal ad avere questa vista, sottolineiamolo. E anche vicino all'autostrada. Vicino all'autostrada, godetevi un po' di fresco, no, quest'estate. Certo. Quindi prendetela, date una mano, e diciamo che noi diciamo anche alle persone, date una mano a far crescere il Nevegal, perché il Nevegal è una risorsa di tutti, anche di tutto il Veneto. Quindi noi diciamo, date una mano, date un segnale, noi ci mettiamo il nostro. Spero che la gente metta il suo. E grazie per questo segnale importante che ci ha dato in chiave turistica per lo sviluppo del Nevegal. Quindi grazie a Lorenzo Baldanello, We Love Nevegal. Grazie a te, grazie per l'invito. Un titolo, ma anche uno slogan che speriamo che non sia soltanto di adesso, ma che vada avanti con profitto per i prossimi anni. Grazie, assolutamente, Lorenzo. Assolutamente, grazie a te, grazie per l'invito. E nel ringraziare Simone Tollotta alla regia, a voi tutti per il gentile ascolto, l'appuntamento è rinnovato la settimana prossima.